per come si è sviluppata la vicenda che ha riguardato la sospensione di Luigi De Magistris, con la certezza che molto presto lui possa tornare in questi banchi e continuare l'esperienza che abbiamo cominciato nel 2012, vincendo una difficile sfida anche di innovazione rispetto a quelli che erano stati gli schemi della politica nei 15 anni precedenti. La tipologia della coalizione che portò alla vittoria di Luigi De Magistris, lo straordinario movimento civile che si animò attorno alla sua figura e che in questi anni ha visto anche un consolidarsi all'interno della città, pur nelle difficoltà che abbiamo trovato, nelle difficoltà che ancora permangono e che spesso ci fanno commettere errori rispetto ai quali c'è bisogno anche di rivedere alcune cose per poter arrivare alla fine di questa esperienza amministrativa mantenendo quella voglia, quella passione, quell'impegno civile e consolidando l'esperienza di governo attorno alla politica. Un invito a rimanere coesi e a proseguire nel cammino amministrativo intrapreso 3 anni fa, oltre al sostegno a Luigi De Magistris ingiustamente sospeso. Così si è rivolto al Consiglio Comunale Tommaso Sodano, sindaco facente funzioni. Sodano ha poi ribadito la sua convinzione che a breve De Magistris ritornerà ad essere a tutti gli effetti il primo cittadino di Napoli, non dimenticando il suo impegno attuale come sindaco di strada. In attesa del ritorno di De Magistris, Sodano chiede uno scatto di reni da parte di tutte le forze di maggioranza della prima ora. Ci sono le condizioni per intraprendere un percorso comune. Siamo passati attraverso momenti difficili. E credo che l'approvazione del bilancio fatto in quest'Aula una notte, il sabato mattina, quando c'era già la decisione del Tribunale in primo grado, del Tribunale di Roma, della sospensione della condanna del sindaco in primo grado e della attesa della sospensione, e tutti i consiglieri che hanno espresso solidarietà, impegno e condivisione sul bilancio che abbiamo approvato. Beh, insomma, io penso che quello è un punto di partenza dal quale non si può far finta di non cogliere tutta l'importanza. La sospensione avvenuta 3 giorni dopo non cambia il corso di quella decisione assunta dal Consiglio Comunale con quel voto.